Quando ero bambina, esistevano i prezzi pieni e i saldi di mia madre. A prezzo pieno compravi cose vistose e sgargianti che duravano 3 settimane. Ai saldi di mia madre cose marroni che duravano per e sempre. Che sono al 50%. Ma guardando le vetrine dei negozi, io vedevo un altro mondo. Un mondo da favola, pieno di cose meravigliose. Un mondo dove le ragazze grandi potevano avere quello che volevano. Erano bellissime, come le fate e le principesse. Non avevano neanche bisogno dei soldi. Avevano delle carte magiche. Ne volevo una anch'io. Mai avrei immaginato che un giorno ne avrei avute 12. Rebecca Bloomwood. Professione: giornalista. Giacca: Visa. Abito: American Express. Cintura: Mastercard. E vintage: e ho avuto il rimborso dell'1%. Borsa: Gucci. Soldi ben spesi. Trasferita a New York, ho conosciuto degli uomini. E questo cambia un po' le prospettive, perché avete presente quando incrociate un bel ragazzo che vi sorride e il cuore vi si scioglie come una noce di burro sul pane tostato caldo? Io mi sento così quando vedo un negozio, solo che è meglio. Infatti, un uomo non ti amerà né ti tratterà mai così bene come un negozio. Se un uomo ti sta stretto, non puoi cambiarlo entro 7 giorni con uno splendido golf di cashmere. Un negozio ha sempre un buon profumo. Un negozio può risvegliarti la libidine per cose di cui neanche immaginavi di aver bisogno. E quando le tue mani afferrano quelle buste nuove scintillanti... Oh sì! Oh sì! Oh no! Ho speso $900.